abbiamo il piacere, con il onore di premiare quest'oggi il vice fiduciario Campano dell'AIRES, l'amico Rosario Restino, che invito a raggiungerci qui sul palco, a cui destinerei un forte applauso. A voi per essere vice fiduciario, Rosario, di recente hai, quindi per me ti del tu, perché siamo amici, da tempo. Hai ricevuto anche il riconoscimento come console dell'ospitalità italiana, giusto? Esatto. E ci spieghi un po' quando l'hai ricevuto, in quale circostanza, e soprattutto mi dicevi prima che è una riconoscenza che va anche poi in vita naturalmente, quindi non ha un termine. Esatto. Allora, questa è una licenza, non l'ho ricevuta, che sarebbe questa qua, l'Order of Merit. L'ho ricevuta lo scorso novembre al grado dell'Eccelsior di Cavallo e sono stato insignito del titolo di console della ospitalità italiana, che non ha scadenze, uno lo è console o ambasciatore a vita, e questo mi ha fatto molto piacere e sono rimasto veramente contento della cosa, e va un po' al raggiungimento di una vita di sacrifici, di stenti, iniziata nel lontano 70, proprio qua a Salerno. Io non sono di Salerno, sono di Torre del Greco, Napoli, e ho fatto le scuole alberghiere qua a Salerno. E questo, anche questo riconoscimento che sto per ricevere ora, mi riempie di gioia, perché sono molto legato a questa città e a questi splendidi amici che abbiamo e che sono onorato di farne parte delle loro amicizie. Vogliamo avvicinare il premio a Carmine D'Alessio, che premia Rosario Restino in rappresentanza dell'intera Associazione Italiana Padova dei Sostenitori. Grazie Carmine. Facciamo la presidente Carlo.